Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 32 nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Sono 43 in più invece i dimessi o guariti, mentre scendono di 13 unità gli attualmente positivi. 26 pazienti, uno in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, uno, numero invariato, con nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Gli altri 879, 14 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.195 tamponi molecolari e 1.774 test antigenici con tasso di positività allo 0,8%. Progetti per garantire assistenza e cura alle persone con disabilità. Con questo obiettivo principale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale, ha destinato circa 1.300.000 euro alla legge sul dopo di noi. Si tratta di uno strumento importante che permette agli enti d'ambito che si occupano di sociale sul territorio di predisporre progetti legati all'assistenza e a forme di aiuto per i più deboli. È importante la destinazione di queste risorse, spiega Quaresimale, perché esse devono finanziare progetti che si rivolgono a persone con disabilità senza il sostegno familiare, ovvero mancanti di entrambi i genitori, o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno stesso. Si intuisce subito che si percorre un terreno molto delicato, aggiunge Quaresimale, dove il pericolo di emarginazione, dice, e abbandono è dietro l'angolo. Per questo, conclude, riteniamo che la disponibilità ogni anno di un fondo che abbia questa destinazione rappresenti una ricchezza per la Regione e un punto di riferimento indispensabile per le persone non autosufficienti che non possono contare su propri familiari. La Regione Abruzzo fornisce un maxi finanziamento di 2 milioni e oltre di euro all'Ater di Pescara per consentire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su 80 case popolari a Pescara e per interventi di adeguamento sismico tra Pescara e Montesilvano. Il provvedimento è stato ufficializzato ieri. Ringraziamo il presidente Marsiglio e l'assessore Liris per la propria tempestività che permetterà all'Ater del capoluogo adriatico di recuperare appartamenti da assegnare anche in vista dell'ormai prossimo sgombero del ferro di cavallo con relativa necessità di garantire una nuova sistemazione agli aventi diritto. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri. Ieri la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell'attuazione delle attività di antincendio boschive previste dalla legge attuale e da condurre in sinergia con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo schema di convenzione tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo, predisposto in conformità alla vigente normativa e agli indirizzi statali che contiene il programma tecnico operativo per la programmazione temporale e le modalità di intervento delle squadre, sia dei Vigili del Fuoco, sia delle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di antincendio boschivo. Inoltre, la Giunta ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il 2021, fissando, quale data di apertura della campagna antincendio annuale, il giorno 5 di luglio del 2021 e quella di chiusura il 12 settembre sull'intero territorio regionale. Al tempo stesso la Giunta ha attivato la sala operativa unificata permanente, nella quale sarà attivo il numero verde 800 861 016, al quale potranno essere segnalati gratis gli incendi o qualsiasi altro evento, ripetiamo 800 861 016.
Infine, approvati i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, prescrizioni e divieti nelle zone boscate che saranno diramati a tutti i comuni del territorio regionale. La copertura finanziaria della spesa prevista è di 600.000 euro. È un incendio di vaste proporzioni, si è sviluppato nel primo pomeriggio a Monte Silvano, nella zona dei grandi alberghi del fiume Saline. Le fiamme hanno lambito anche il Luna Park presente nell'area, ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo. In azione 8 squadre del Comando Provinciale di Pescara e l'elicottero che ha effettuato alcuni lanci. A bruciare sarebbero state alcune sterpaglie e il canneto presente sulla sponda del fiume. Torniamo alla Giunta regionale, che ha preso atto delle decisioni di esecuzione della Commissione europea per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Abruzzo e per la rimodulazione finanziaria delle risorse del POR FSE, pari a 22.640.430 euro, con una riduzione della dotazione complessiva del programma pari a circa 138.503.150 euro. Tali rimodulazioni sono tese a sostenere i lavoratori autonomi che hanno partita IVA, a sostenere il sistema sanitario regionale con la concessione di incentivi alle aziende sanitarie locali e a sostenere le famiglie in situazioni di vulnerabilità e svantaggio economico. La Giunta ha poi preso atto di un'ultima decisione con cui è approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, che prevede l'allocazione di oltre 54 milioni di euro per ammortizzatori sociali. E sempre la Giunta regionale ha adottato misure per rendere possibile un approvvigionamento d'acqua di emergenza per fornire acqua potabile ai rispondenti requisiti di legge per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali attraverso l'uso di fondi idriche aggiuntive nell'area dell'ambito pescarese ente regionale servizio idrico, con la necessità di attivare il campo pozzi di Bussi sul Tirino e nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio Alvomano. Su proposta dell'assessore all'energia Nicola Campitelli, la Giunta ha infine adottato l'atto di intesa regionale per l'autorizzazione unica e la modifica della centrale termoelettrica di Gissi in provincia di Chieti attraverso l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica. In sostanza, viene rilasciata al Ministero dello Sviluppo Economico apposita intesa per la modifica della centrale termoelettrica di Gissi. In particolare, sarà realizzato un sistema di accumulo elettrochimico di energia all'interno del perimetro della centrale da connettere alla rete nazionale. Ieri si è svolto un incontro tra il sindaco di Monte Silvano De Martinis, l'assessore all'edilizia residenziale pubblica del comune di Pescara del Trecco, il consigliere comunale delegato alla sicurezza e alle politiche della casa del comune di Monte Silvano Forconi, i dirigenti e tecnici di entrambe le amministrazioni comunali per parlare della palazzina di Via Lazio di proprietà del comune di Pescara. Ci siamo incontrati più volte con il sindaco De Martinis e il consigliere Forconi per lavorare insieme, ognuno per le proprie competenze, spiega la del Trecco, per arrivare ad una riqualificazione di quell'area che attualmente versa in una situazione critica. Dopo aver fatto un censimento per controllare i requisiti delle famiglie presenti, il comune di Pescara sta assegnando appartamenti agli aventi diritto e viceversa. Per coloro che non hanno il diritto, sta procedendo con un atto di decadenza, oltre agli abusivi che seguiranno l'iter di sfratto. Alcune famiglie, conclude la del Trecco, sono già state sistemate in nuove case e nei prossimi mesi contiamo di concludere definitivamente l'iter. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e nottata. Temperature generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi, venti deboli dei quadranti settentrionali, in temporaneo rinforzo in mattinata nel primo pomeriggio, mare poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento tra la tarda mattinata ed il pomeriggio. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.